Ad accento su l'avvocato Lucio Greco. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Come sta? Bene, grazie. Ci è mancato veramente poco che lei diventasse il sindaco di Gela. Quale sarebbe stato il primo atto che avrebbe compiuto una volta insediato? Ma guardi, il vero problema, il vero dramma, l'emergenza dell'emergenza in questo momento è il problema lavoro, e quindi la mia prima attenzione non poteva che andare in quella direzione. E quindi, parlando di lavoro, parlare delle vicende oltremodo attuali, che sono quelle del protocollo dell'ENI e la vicenda Agroverde, che hanno segnato fortemente in negativo l'economia del territorio, l'economia della città, creando drammi su drammi, disoccupazione su disoccupazione e problemi seri a tante, tantissime famiglie, a tantissimi lavoratori che oggi non hanno un salario, non hanno cassa integrazione, quindi ammortizzatori sociali, e non hanno un futuro lavorativo. Tutto questo ovviamente non poteva e non può essere che un tema che qualunque amministratore responsabile, serio, attento e sensibile alle problematiche non può che valutare responsabilmente e impegnarsi fino allo spasimo per cercare di risollevare le sorti di questo territorio. A parte questo, se posso aggiungere, c'è un problema di vivibilità nella nostra città, e quindi problemi che riguardano la salute pubblica, problemi che riguardano l'igiene, la pulizia. E partire da una pulizia straordinaria per dare una presentazione dignitosa alla nostra città, che è quella che continua a mancare, e quindi curarsi anche di queste cose elementari che sono poi problemi che riguardano la vivibilità giornaliera di noi cittadini. Ma secondo lei amministrare una città come Gela è così semplice? Assolutamente no. Ho la piena consapevolezza che oggi intanto amministrare di per sé non è cosa facile, soprattutto in momenti di spending review, in momenti di crisi, e quindi a maggior ragione ci vuole grande senso di responsabilità e grande attenzione da parte di chi governa, cercando di individuare in una scaletta cronologica quelli che sono i veri problemi da aggredire, da superare, e quindi da dare risposte serie e concrete ai cittadini, perché oggi la gente è stanca delle parole, fiumi di parole, discorsi che portano, che poi non portano risultati. Oggi bisogna essere concreti e riuscire a dare risposte ai cittadini. Un bilancio di questi primi 100 giorni dei 5 Stelle? Nella consapevolezza che è difficile amministrare e governare una città come Gela, nella consapevolezza che c'è anche un minimo di periodo di rodaggio per capire un po' anche la macchina amministrativa, capire anche che coloro i quali si sono insediati non hanno esperienza amministrativa, non hanno esperienza politica, quindi consapevole di tutto questo, devo dire che nonostante tutte queste cose che sicuramente non giocano a loro favore per queste carenze, per queste manchevolezze, devo dire che l'esordio non è dei migliori, ma soprattutto l'esordio non è, a mio avviso, positivo nella misura in cui si sono distribuite le deleghe agli assessori, sovraccaricando solo pochi assessori, con un peso enorme e con possibilità di poter gestire e quindi dare risposte meritevoli di attenzione, di positività, e tutto questo non aiuta, soprattutto in una città che è allo spasimo e in grossissime difficoltà dopo, ripeto, le note vicende della chiusura della raffineria e l'annosa vicenda anche dell'Agroverde. E quindi in questo momento bisogna ottimizzare i tempi, ma soprattutto cercare di individuare risorse e persone capaci, qualificate, responsabili, libere, perché anche in questo senso è giusto che ci siano persone assolutamente libere, che non siano vincolate a quelle che erano le logiche del passato, agli equilibri del passato. Io
ho voluto fare anche una scelta di cambiamento e una scelta di discontinuità nella consapevolezza che veramente si potesse cambiare rispetto ad un passato che ha fallito e che il fallimento del passato è sotto gli occhi di tutti. Quindi non c'è dubbio che bisogna cambiare con il passato e tutto questo, ahimè, oggi non lo vedo perché continuano a ruotare gli stessi personaggi di sempre e poi sono quelli che sensibilizzano o fanno in modo che l'amministrazione continui anche quella nuova con le logiche del passato. Quindi non vede nulla di buono finora? O salva qualcosa? Nonostante gli sforzi di qualcuno, la buona volontà, perché no, anche l'onestà intellettuale, vedo che rispetto al passato non c'è quel vero cambiamento che la città si aspettava. Tanto è vero che parlando con tantissima gente inizia a provare fortissima delusione anche da parte di questa nuova amministrazione, per cui lascio a chi oggi ha, diciamo, l'onere e l'onore di amministrare e di governare la città a riflettere su quello che è accaduto in questi pochi cento e passa giorni che sono decorsi, perché sta venendo fuori tantissimo malcontento e io, per quello che mi riguarda, ho il dovere morale di manifestarlo e di criticarlo senza ovviamente fare sconti a nessuno, perché come ho sempre detto non abbiamo noi ingiugi o accordi politici con nessuno, tantomeno con chi oggi governa la città. Sicuramente l'opposizione fa benissimo in ogni caso alla vita democratica. Voi di un'altra gela vi siete definiti la sesta stella, in che senso? Noi ci siamo definiti la sesta stella e ho aggiunto, ma non una qualsiasi delle sei stelle, bensì la stella polare, cioè la stella che dovrebbe fare più luce per attenzionare e per controllare e per vigilare quello che è l'operato della nuova amministrazione. E quindi la sesta stella era intesa in questo senso, proprio perché, ripeto, non abbiamo inteso governare assieme ai 5 Stelle, non abbiamo assessori, non abbiamo incarichi di sottogoverno, non abbiamo diciamo ingiugi con loro. Nell'assoluta libertà e nel rispetto dei ruoli noi abbiamo detto che valuteremo attentamente tutti gli atti che verranno portati in Consiglio Comunale ed è quello che stiamo facendo, dopodiché se sono atti che ci convincono, se sono atti utili, validi e positivi per la città, non avremo motivo per non votarli e votarli positivamente. Ma se dovessero essere atti non propositivi, non utili per il territorio, per l'economia e per la collettività, e valuteremo quelli negativi e non avremo problemi nel manifestare il nostro disappunto e le nostre valutazioni negative su quanto ovviamente verrà proposto dall'amministrazione, senza fare sconti a nessuno. Mi perdoni la battuta, quindi da sesta stella a stella cadente? No, da sesta stella, ma sempre sesta stella intesa non facente parte di questo movimento o di volersi ingiugiare con il Movimento 5 Stelle, ma una sesta stella autonoma, distinta, luminosa, che vuole fare luce sulla amministrazione della città, amministrazione che non abbiamo noi, ma che noi responsabilmente valutiamo e vagliamo con assoluta asetticità, con distacco e con senso di responsabilità. Questione Eni. Guardi, anche questa è una nota dolente, perché io sono stato uno dei pochi che ha criticato quel protocollo in tempi non sospetti e prima ancora che si arrivasse alla firma del 6 novembre. Critiche che erano peraltro supportate da documenti e da valide ragioni. Cito una per tutte, la SEN, che è il documento di strategia energetica nazionale, è un documento ufficiale che viene fuori dal Ministero dello Sviluppo Economico e che pianifica la politica energetica dei prossimi 20 e 30 anni di tutta l'Italia e di tutta la nostra nazione. Bene, in quel documento, come dicevo, come ho detto e come continuerò a dire, la Green Raffinery, che sarebbe il progetto su cui vorrebbe puntare l'Eni in sostituzione della tradizionale raffineria che noi avevamo nella nostra città, è un progetto assolutamente negativo,
che ha dato e continua a dare problemi sotto il profilo dell'impatto ambientale e sociale. E quindi di fronte a questi documenti ufficiali io da subito manifestai dubbi e forti perplessità, perché se il futuro doveva essere e deve essere questo, non c'è dubbio che non è un futuro roseo, un futuro che può prospettarci delle cose buone e positive per la nostra città. Io ho sempre detto che sono per la politica delle tre R: risanamento, rilancio e ristoro e risarcimento della nostra città. Sono queste le direttrici che deve seguire una buona e una sana e prudente amministrazione. In ordine al protocollo, come disse e come continua a dire, Gela non è come Taranto, anzi è peggio di Taranto, per le criticità, per i problemi ambientali, per i problemi che afferiscono i morti, i malformati, i malati, eccetera, eccetera. E allora non capisco questa differenza di trattamento tra Taranto e Gela. Per Taranto è stata fatta una legge speciale che ha garantito la permanenza di un'industria sostenibile, compatibile, che non danneggia, che non fa male, che non crea problemi alla salute, e quindi una industria che può essere continuata. Noi paradossalmente oggi che potremmo avere un'industria più sostenibile, un'industria più ecocompatibile, quindi un'industria che non fa male, paradossalmente diciamo a lei vattene via senza risarcire, senza risanare, senza riqualificare e senza garantire livelli occupazionali. Ricordo a me stesso quando venne la Camusso e quando venne a Gela il presidente della regione, si impegnarono e dissero: se investimenti ci devono essere aggiuntivi rispetto a quello che c'è, proprio per fare in modo che ci possa essere un'industria più sostenibile, più ecocompatibile, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali. Giammai la chiusura come quello che è successo, perché noi oggi ci ritroviamo con la chiusura della raffineria, quindi con tutti i lavoratori del diretto che sono stati trasferiti, e quindi tutto questo è perdita per l'economia della città, perché si stanno trasferendo da Gela i lavoratori e le famiglie dei lavoratori. È l'indotto che è in ginocchio, le aziende dell'indotto e i lavoratori dell'indotto che non hanno più un lavoro, un futuro lavorativo e nemmeno certezza di avere la cassa integrazione. E allora di fronte a questo disastro non c'è dubbio che bisogna rivedere tutto quel protocollo e fare in modo che questa situazione possa essere riequilibrata in maniera tale da dare dignità e giustizia ad un territorio che ha dato tutto, ha dato tanto all'ENI e allo Stato, perché l'ENI per tantissimi anni è stata un'azienda totalmente statale, oggi è con una partecipazione significativa dello Stato. E quindi a maggior ragione anche lo Stato dovrebbe contribuire a dare dei segnali forti nei confronti di questo territorio, di questa città, e considerare Gela alla stessa stregua di Taranto, perché anche qui, ripeto, ci sono gli stessi problemi e le stesse criticità di Taranto. E quindi non è ammissibile questi due pesi e due misure rispetto a Taranto. Legge speciale lì con un intervento dello Stato, la stessa cosa si dovrebbe e si deve fare per Gela. Ma dico di più, siccome tutto questo non è avvenuto, siccome ci ritroviamo con un protocollo firmato, oggi, secondo me, se fossi io il sindaco, mi metterei la fascia, mi metterei a capo di questo popolo, protesterei in maniera civile, in maniera pacifica, ma nello stesso tempo decisa e determinata, spostando questa protesta a Roma, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dello Sviluppo Economico, per fare sentire la voce forte di questo territorio. E quindi se chi amministra non ha piena consapevolezza della drammaticità e della criticità del momento, non si va da nessuna parte. Aggiungo, questo sindaco e questo vice sindaco hanno dichiarato di volere, per quello che riguarda la situazione dal punto di vista industriale nella nostra città, abbassare la bandiera a mezza asta come se fossimo a lutto. La città non è a lutto, la città ha subito e continua a subire fortissime ingiustizie, la città se ha bisogno di una cosa è solo quello di risorgere, non di abbassare la guardia o di abbassare la bandiera,
Noi ci dobbiamo unire, dobbiamo coinvolgere tutte le forze sane della città, responsabilmente mettere da parte i colori politici, i partiti e andare a Roma nelle sedi opportune a manifestare, a protestare, ripeto, in maniera civile e pacifica, ma in maniera anche determinata e decisa, per rappresentare al Presidente del Consiglio e al Governo nazionale la criticità che sta vivendo Gela. Il paradosso sapete qual è? Che il Presidente del Consiglio vende questo protocollo che è stato firmato a novembre del 2014 come un modello di buona industria. Questo è paradossale. Oltre al danno subiamo la beffa. E quindi tutto questo non è consentito a nessuno. E quindi di fronte a questa situazione non ci si può sottrarre dal vero senso di responsabilità e, perché no, anche dal coraggio, perché ci vuole anche tutto questo coraggio. E se non ce l'hanno questi signori, ebbene, che si mettano da parte e lasciano ad altri questa responsabilità e questo coraggio di battersi fino in fondo perché si possa riequilibrare questa situazione e perché si possa evitare questa ennesima ingiustizia che sta subendo la città, il territorio, i lavoratori e le imprese dell'indotto che sono in ginocchio, perché è crollata l'economia della città. Mi riporta indietro con il suo discorso, mi sembra di rivivere i momenti della campagna elettorale. Evidentemente si nasce con la voglia di fare politica. Questione Caltacqua, altro tema che lei ha trattato per tanti anni come avvocato. Sì, anche questo è un tema che io ho trattato da avvocato, da presidente dell'Associazione Cittadini per la Giustizia. È stata ed è una delle mie battaglie di senso civico e di civiltà. Ahimè, anche lì la nuova amministrazione ad oggi, nonostante le loro promesse, non è stato fatto nulla ad oggi. Dicevano che avrebbero dovuto attenzionare il contratto, valutare se c'erano inadempienze e, perché no, di fronte ad inadempienze, di fronte a disservizi, arrivare anche a chiedere la rescissione del contratto. Bene, ad oggi non è stato fatto nulla di tutto questo. Anche questo non va e quindi anche lì bisogna intervenire con coraggio e determinazione. Fare in modo che il lato idrico possa svolgere il ruolo di controllore di Caltacqua che gestisce il servizio idrico nella nostra città, perché ancora oggi continua ad esserci un servizio che è assolutamente carente e deficitario, continua ad esserci distacchi dei contatori, continuano ad esserci i problemi di erogazione dell'acqua, erogazione a giorni alterni, erogazione non 24 ore su 24, erogazione con acqua che sotto il profilo della potabilità lascia molto a desiderare, tanti, tantissimi problemi. Insomma, anche lì, con coraggio, invito il sindaco e l'amministrazione ad intervenire in maniera decisa e determinata. Promuovere tutto quello che è necessario dal punto di vista anche giuridico, diffidando Caltacqua, intimando a Caltacqua di fare il gestore in maniera seria, in maniera efficiente e minacciando, se necessario, diffide e anche ovviamente sanzioni e in ultima ratio anche una eventuale rescissione del contratto. Ma avvocato, infatti, questa questione di Caltacqua è effettivamente particolare. Perché il servizio è così deficitario? Vabbè, anche lì a mio avviso c'è il gioco delle parti, c'è uno scaricabarile continuo, perché spesso Caltacqua addebita responsabilità a Siciliacque, che è il fornitore dell'acqua, e quindi c'è un palleggiamento di responsabilità. E quindi anche da questo punto di vista io credo che il sindaco, facendo parte del lato idrico, che è l'organo che deve vigilare, che deve controllare l'operato del gestore che è Caltacqua, deve intervenire in maniera seria e vedere un po' quali sono le criticità e quali sono le responsabilità e muoversi di conseguenza, perché fino a quando non si individuano esattamente le responsabilità di ognuno di questi soggetti, a mio avviso si continua con questo gioco, con questo palleggiamento, e alla fine non si individua il vero responsabile del disservizio, delle vessazioni e di tutto quello che continuiamo a pagare come cittadini, con l'aggravante che le bollette sono lievitate enormemente e quindi oltre al danno si aggiunge la beffa.
Avvocato, io non la voglio fare arrabbiare ulteriormente. Questione agroverde. Anche questo dell'agroverde è una problematica che ha segnato fortemente l'economia del territorio, perché ha comportato ad oggi oltre 20 milioni di euro di perdita all'economia della città, con l'aggravante che molti fornitori, molti imprenditori, molti autotrasportatori si trovano in difficoltà, si trovano sull'orlo del fallimento, e molti proprietari terrieri si sono visti spogliati della loro proprietà, dei loro fabbricati, dei loro terreni, senza che ad oggi hanno ricevuto né indennità di occupazione né tantomeno indennità di esproprio. Capite bene che questa è una vicenda di una gravità inaudita. Anche lì l'amministrazione continua a rimanere silente, carente, e non si capisce per quale motivo non cerca di venire a capo di tutta questa situazione e, se è necessario, anche a revocare quelle autorizzazioni e valutare se ci sono, come penso che ci sono, nuovi progetti che possono essere alternativi a quelli dell'agroverde, perché quel progetto, per quanto ci è dato sapere, è un progetto che è abortito, non è mai decollato e anzi ha solo portato danni all'economia della città. Un'ultima domanda: si ripresenterà come sindaco? Beh, guardi, credo ancora assolutamente presto per rispondere a una domanda del genere. Una cosa è certa: il mio impegno, la mia attenzione, la mia sensibilità e la mia passione politica non solo non è venuta meno, ma si accresce sempre di più, spinto anche da tantissima gente che mi continua a dire e a stimolare a rimanere, diciamo, impegnato in politica e quindi a guardare con responsabilità, con attenzione e con sensibilità alle problematiche della nostra città. Una cosa è certa: continuerò con l'impegno e con il senso di responsabilità di sempre. Penso di essere il più delle volte una persona scomoda, perché parlo con la verità e dico le cose per come realmente stanno, e quindi tutto questo a volte non va bene e può dare anche fastidio a tanta gente. Grazie a Lucio Greco. Grazie a voi per avermi ospitato e per avermi dato questa possibilità, e grazie ai concittadini, agli amici e alle amiche che avranno, diciamo, la bontà di ascoltarci e di vederci. Grazie. Grazie a tutti voi. The new number is...